Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di un tema che secondo me interessa la maggior parte delle persone, che voi siete degli studenti o siete dei lavoratori che sono in smart working, o in generale nella vita se siete persone. Così. Ovvero voglio parlare di concentrazione e di attenzione. Infatti molto spesso mi scrivete su Instagram chiedendomi: Marco, ma tu come fai a stare attento? Come fai a portare a termine le task? Abbiamo già parlato del tema della produttività. Quindi una volta che abbiamo trovato la motivazione per fare le cose, abbiamo trovato i metodi per essere produttivi, poi c'è un problema di concentrazione per fare quelle cose, no? Diciamo che è lo step dopo. Molti di voi mi hanno scritto su Instagram dicendomi: ho dei problemi a seguire una lezione completa senza distrarmi, ho problemi a studiare senza distrarmi. Tranquilli, non siete soli, perché anche io, soprattutto con la didattica a distanza, ho uno span di attenzione abbastanza breve, complice un po' della situazione, dello stress del momento, della situazione di incertezza e poi in generale anche dei tempi nostri in cui viviamo, in cui siamo abituati ai social che ci danno dei contenuti sempre più rapidi, sempre più facili da fruire e degli stimoli sempre più veloci. Infatti lo span di attenzione, cioè la quantità di tempo in cui i ragazzi d'oggi sono attenti e riescono a prestare attenzione a quello che stanno facendo, è sempre più ridotto. Questo anche per un'educazione che ci viene data sin da quando siamo nati, che ci abitua al multitasking, cioè dobbiamo essere multitasking, dobbiamo fare un sacco di cose contemporaneamente. La verità, come ho detto in un video precedente, è che il multitasking non esiste. Esiste il poter portare avanti tante cose insieme, passando l'attenzione un po' di qui, un po' di là, un po' di qui, un po' di là, e saltellare con la nostra attenzione. Ma prestare attenzione a due cose contemporaneamente con un alto livello di attenzione e concentrazione è impossibile. Quindi in questo video voglio darvi dei consigli su come cercare di aumentare lo span di concentrazione, essere più attenti e soprattutto riuscire a vedere una lezione dall'inizio alla fine senza deconcentrarsi. Detto questo, possiamo iniziare. Prima cosa che secondo me è importantissima è non guardare il telefono appena svegli. È abitudine di tutti, anche a me qualche giorno capita di farlo, anche se nella mia morning routine ideale il telefono non lo guardo fino alla fine, però a volte ammetto che mi capita che prima cosa che faccio è guardare le notifiche sul telefono. Sbagliato. Il nostro cervello deve ancora svegliarsi, deve ancora iniziare a carburare. Prima luce che vedranno i nostri occhi è quella del telefono, cosa anche abbastanza un po' inquietante, perché se ci pensate anche è l'ultima luce che vediamo prima di andare a letto. I primi minuti in cui siamo svegli possono veramente determinare come ci finirà la giornata e come andrà la giornata. Quindi evitare di guardare il telefono appena svegli ci permette di togliere tantissime informazioni che noi non ci rendiamo neanche conto di assorbire e che possono crearci distrazione e possono influire negativamente sulla nostra attenzione durante la giornata. Secondo consiglio: spegniamo il telefono. Il telefono non va messo in modalità aereo, nascosto, fatto mangiare dal cane. Va spento, non tutto il giorno chiaramente, quantomeno quando stiamo facendo qualcosa di importante, ad esempio dobbiamo vedere una lezione importante o stiamo studiando. Questo perché ci vuole un po' di più ad accendere il telefono, mentre se lo blocchiamo, lo mettiamo distante eccetera, è un attimo cadere in tentazione a guardarlo ed entrare in un vortice infinito in cui iniziamo a guardare i social che sono le 3, alziamo lo sguardo che sono le 4 e non ce ne siamo neanche accorti. Inoltre avere il telefono spento ci fa entrare in una mentalità in cui fino a quando non abbiamo terminato la task non possiamo riaccendere il telefono e col telefono spento non ci possono arrivare notifiche. Mentre se abbiamo il telefono acceso di fianco o comunque nella stessa stanza, sappiamo che potenzialmente possiamo ricevere un messaggio, possiamo ricevere una mail, qualche notifica su Instagram. E quindi diciamo, che male c'è a guardare un attimo il telefono per vedere le news? I social sono dei meccanismi infernali, perché sono studiati apposta per tenervi il più possibile online. E le notifiche sono proprio la calamita per portarvi dentro questo vortice. Questo per dirvi che basta vedere una notifica e poi, lo sapete anche voi, il processo non finisce lì. Non è che vedete la notifica e dite: ah bella, vedete la notifica, entrate, iniziate a rispondere ai messaggi, poi navigate, poi cambiate social e così passano e passano le ore. Quindi consiglio per l'attenzione: telefono spento e la vostra testa starà più concentrata. Consiglio numero 3, che si collega al secondo consiglio. Dato che comunque è importante il telefono, adesso non è che è il male assoluto, cioè ci serve per rispondere a dei messaggi importanti, ci serve per vedere delle chiamate,
e quindi magari avercelo spento per tanto tempo ci può creare un senso di ansia, perché alla fine siamo tutti un po' dipendenti dalla tecnologia. Il consiglio è quello di programmarsi a priori i momenti della giornata in cui guarderete il telefono, così concentrate in quello spazio lì di tempo il tempo in cui state al telefono e lo utilizzate per delle cose utili. E poi, per carità, non c'è niente di male ad utilizzarlo anche per svagarsi, quindi per guardare i social, cazzeggiare, guardare qualcosina online. Solitamente io guardo il telefono molto dopo pranzo, magari nel mezzo della mattina, quando so di aver già fatto delle task e poi ho tempo per farne altre, e prima di cena. Consiglio numero 4 per stare attenti quando state facendo lezione o quando state studiando. Una cosa che è molto utile secondo me, e ne ho già parlato in un video passato, è quella di utilizzare le cuffiette. Quando state a lezione, ovviamente per ascoltare la lezione, ma quando state studiando, magari per ascoltare della musica. Il genere di musica che state ascoltando incide positivamente o negativamente sulla vostra concentrazione e sul vostro studio. Ho fatto un video approfondito su questo tema, cliccate sulla i qui sopra per andare a vederlo. Se invece siete delle persone che non riescono a studiare con la musica di sottofondo, un consiglio che vi do è quello di comprare i tappi per le orecchie. Io utilizzavo i tappi per le orecchie durante la stesura della mia tesi di triennale, perché non riuscivo a leggere, concentrarmi e scrivere mentre ascoltavo la musica, e hanno fatto veramente tanto la differenza. Cioè, provateci, credetemi, è incredibile. L'attenzione vi balza molto più in alto e riuscite a stare concentrati per molto più tempo. Consiglio numero 6, che non solo è importante per la vostra concentrazione ma anche per la vostra salute degli occhi e la vostra salute mentale, soprattutto se state tanto tempo davanti al PC, e direi che in questo periodo un po' tutti siamo davanti al PC tantissimo, davanti agli schermi, perché c'è la didattica a distanza, per lo smart working in generale, per i social eccetera, il consiglio è quello di utilizzare qualcosa come questi, ovvero degli occhiali per la luce blu degli schermi. Tutti i dispositivi che siamo abituati a vedere ogni giorno emettono una luce blu, che è una luce caratterizzata da una bassa lunghezza d'onda, che a lungo andare danneggia i nostri occhi, ci causa emicranie, ci incide negativamente sul sonno, ed è quindi molto importante, insieme a tutte le altre precauzioni, quindi la distanza dallo schermo, pause dalla tecnologia eccetera, indossare degli occhiali come questi, che ci permettono di proteggerci. Avendo una salute migliore della nostra vista e anche della nostra mente, questo incide ovviamente in maniera positiva sul nostro grado di concentrazione e il nostro span di attenzione. Questi sono gli occhiali che io utilizzo quotidianamente per stare in casa, perché fuori utilizzo le lenti, perché preferisco stare senza occhiali per questioni mie di stile, che mi sono stati inviati da NoWave, che peraltro è lo sponsor di questo video, e mi ha dato un codice per avere il 10% di sconto su tutte le paia di occhiali acquistate dal link che trovate in descrizione. Se vi piace questo modello, lo potrete trovare sul sito, potete farli graduati o non graduati, quindi se non avete problemi di vista, nessun problema, potete acquistarli con le lenti neutre e avere solamente la protezione. Io invece sono miope, quindi ho dovuto graduarli. Se li acquistate, ricordatevi di inserire il codice MarcoLecchi10 per ottenere il 10% di sconto su tutte le paia di occhiali. I prossimi due consigli riguardano delle abitudini di cui ho già ampiamente parlato. Il primo è quello di meditare. Ragazzi, meditate, inserite nella vostra routine quotidiana la meditazione, anche solamente di 10 minuti, perché vi aiuta veramente a capire come concentrarvi, vi aiuta a sviluppare il vostro grado di attenzione e fa veramente la differenza. Quindi ogni giorno cercate di prendervi il vostro spazio per meditare. E l'altro mio consiglio è quello di fare attività fisica. Fare attività fisica riduce il livello di cortisolo, che diciamo è l'ormone dello stress, e quindi vi permette di affrontare la giornata con più energia, più attenzione, e in generale, credetemi, vi fa stare bene. Se proprio non ce la fate a fare il workout per mancanza di tempo, per mancanza di voglia, di energie, non lo so, io in questo periodo che sono molto molto impegnato, perché ho tanti progetti che stanno andando avanti insieme, al posto di farmi tutti i giorni il workout la sera, ho deciso di ridurlo tipo a 2-3 volte a settimana se sono bravo. Però ogni giorno dopo pranzo faccio una passeggiata di 15-20 minuti, in modo tale da fare attività fisica e comunque riuscire a far ossigenare il cervello, vedere un ambiente diverso, respirare l'aria aperta, seppur con la mascherina. Ma anche questa è un'abitudine fantastica che mi permette di tornare sul lavoro più concentrato. Nei commenti fatemi sapere se avete altri consigli per stare concentrati e che rapporto avete voi con la vostra concentrazione, se riuscite a essere super concentrati sempre o se invece fate fatica, e fatemi sapere se anche voi avete delle differenze di concentrazione tra fare lezioni in presenza o fare lezioni online.
online, perché alcuni dei miei amici dicono: fare lezioni online per me è molto meglio, cioè riesco a essere più concentrato perché non ho distrazioni dell'ambiente, sono focalizzato solamente sullo schermo del mio PC e quindi riesco a stare più attento. Per me è totalmente il contrario. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando, spero di esservi stato utile, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!